I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. E buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, buon sabato. E beh, mi fa molto strano essere qui in questa bella giornata di estrazione. Un saluto ovviamente alla nostra Clarita che magari ci sta seguendo. Un bacione grande a te, un saluto a te, Lio. Ma ben ritrovato, ma ciao, ma Ma anche quanto a te, tempo! Arianna, un grandissimo saluto, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio a te, a tutti gli amici e alle amiche che stanno seguendo Casalotto. Come va? Buon pomeriggio a tutti voi. Grande giornata quella di questo sabato, perché oggi c'è la terza estrazione della settimana e ovviamente io e Marco abbiamo lavorato per portarvi il meglio da valutare proprio quest'oggi. Perciò continuate a seguire la diretta, anche perché questa è l'ultima diretta prima dell'estrazione. Ricordiamo sin da questo momento che alle ore 20 voi avrete l'opportunità di seguire in anteprima nazionale l'estrazione del lotto, quindi da questa emittente, ma anche dalla 3. Quindi abbiamo questa assolutamente importante doppia emittente per l'estrazione, e in più sulla 3 proseguiremo sino alle ore 21 con il dopo estrazione. Un saluto va a Marco, che è collegato tramite i nostri mezzi, sarà indispensabile ovviamente il suo aiuto per i vari aggiornamenti. E anche da parte mia e di Marco un saluto alla Clara, che sicuramente ci starà guardando anche in questo sabato pomeriggio. Presto sarà il suo rientro, ancora Già, qualche appena si problemino. riprende del tutto. Assolutamente sì, però mi raccomando, Clara, tutti ti aspettiamo, perciò rimettiti, riprenditi super velocemente. Un bacio, Clara. Un bacione grandissimo! E allora dai, mandaci un saluto al numero di WhatsApp, ormai lo saprai a memoria ovviamente, 338-6849-539. Come ha detto io, stasera saremo insieme un'ora di estrazione con un dopo estrazione. Iniziate a sintonizzare il vostro televisore o sul canale 134 del digitale terrestre oppure sul 163 della piattaforma Sky, perché molti l'altra sera che eravamo insieme scrivevano: ma io sul 163 non vi trovo, ma non è del digitale, è proprio di Sky, quindi mi Esatto, esatto. raccomando, lo sottolineo, che così iniziate a trovarci. Allora, Caroli, oggi intanto è il 14° giorno dell'anno, si festeggia San Felice. Oh, il sole sorge alle 8:35, tramonta alle 18:04, la luna è piena, il segno è sempre quello del Capricorno, e in questo giorno sono nati il medico e musicista Albert Schweitzer e Giulio Andreotti. Un augurio ovviamente a tutti i nati Beh, di oggi. assolutamente un augurio a tutti i nati di oggi. Un augurio particolare va anche a tutti coloro che ricordano appunto questo giorno, il 14 gennaio, come una data importante della propria vita, anche perché ci possono essere non solo dei compleanni, degli anniversari o comunque Eh già. delle ricorrenze assolutamente piacevoli.
Bene, poi io vi anticipo che parleremo di Facebook, quindi vita social, la nostra rubrica. Poi parleremo di una nuova commedia proprio dedicata al grandissimo Michael Jackson. E poi ancora parleremo di Sanremo. E Sanremo, perché insomma se ne parla da tanto, tra poco inizia tra poco. Ci stiamo avvicinando al Sanremo, al Super Sanremo. Vedremo appunto come saranno le canzoni quest'anno e vedremo già appunto cosa ci regalerà anche quest'anno Sanremo. Le sorprese, se piacerà, sì, se non piacerà, però comunque un'occhiatina tutti ce la danno, è un appuntamento fisso. Beh, assolutamente sì, anche perché comunque siamo tutti incuriositi oramai da tantissimi anni dalla vetrina di Sanremo, di conseguenza è giusto vedere appunto e sentire soprattutto le canzoni, che canzoni arriveranno. Eh già, e invece parlando di numeri, parlando di estrazione, io giovedì eravamo insieme a viverla. Sì, assolutamente sì, siamo stati assieme nel pomeriggio ma anche la sera. Dobbiamo dire, a parte dei recuperi a tutte le ruote, a parte delle ambate che abbiamo centrato anche al primo colpo di gioco, non è uscito nulla di eclatante, quindi noi siamo chiari fino in fondo. Se arriva un ambo, se arriva un terno, è chiaro che lo diciamo, ma se alle volte, come è successo giovedì, non arriva niente di importante, noi lo diciamo, anche perché comunque il pubblico che ascolta e segue Lio e Marco sa benissimo che noi siamo leali sino in fondo, quando si vince, quando non si vince o quando si vince poco. Giovedì purtroppo è stata un'altra estrazione dove non abbiamo vinto molto, abbiamo fatto comunque dei discreti recuperi e assolutamente vanno bene anche questi, a parte il terno di Centenari che si è presentato alla ruota dell'8 di Napoli, il 2553, e l'altro ambo alla ruota di Milano, il 66 che è arrivato su tutte e due le ruote, alla ruota di Bari e alla ruota nazionale. Se arrivava almeno uno dei Centenari era un ambo a ruota, ma attenzione perché abbiamo assolutamente rivalutato il quadro estrazionale di giovedì sera. Giovedì sera, dopo l'estrazione, grande lavoro del sottoscritto e di Marco per una valutazione veramente importante, ma soprattutto dobbiamo dire una cosa, Arianna, che ci ha colpito molto l'assenza di questo 90. E dal quadro estrazionale appunto di giovedì sera, perché noi lo abbiamo esaminato ruota per ruota, le coppie di ruote, le gemelle, le diametrali, attenzione perché questo 90 è molto, ma veramente molto interessante proprio nell'estrazione di quest'oggi, perché si sono sviluppate parecchie somme 90, ma non solo, dai classici, ribadisco, dai classici metodi di Lio e di Marco. Attenzione perché il 90 deve arrivare a diverse ruote e alle volte capita che quando un numero manca da 4 o da 5 estrazioni, come sta accadendo per il 90, poi si presenta a più ruota. Allora io, Arianna, andrei subito in redazione perché certo, gli amici del sabato pomeriggio è chiaro che aspettano il consiglio, aspettano la nuova valutazione per quanto riguarda il gioco dell'otto valido da quest'oggi, perciò vado in redazione perché avremo subito a nostra disposizione un portale, un ottimo portale, e questo portale, attenzione perché confermerà il 90, ma non solo, il 9. Il vertibile del 90 è un numero interessante, molto frequente, e c'è anche una possibilità assolutamente importante per quanto riguarda il 990. Perciò vi dico, seguitemi in redazione perché andremo a valutare subito il primo portale.
Eccomi in redazione ed ecco che già potete entrare all'895-095, straordinario, fantastico portale. Questo al tasto 3 vi permetterà di avere la nuova informazione legata al 990, di conseguenza sapete già cosa troverete nel portale, ma prima di andare a spiegare perché dovete ascoltarlo, perché dobbiamo valutare il 90, andiamo a vedere il video delle vincite. Seguiamolo assieme. Partiamo bene, è un terno su tutte le ruote, siamo nel gioco dei centenari ed è proprio il 21-2-5. Con ambo su tutte le ruote, il 5-53, questo l'abbiamo centrato in ambo secco. 88-19, secco su ruota. 53 e 31 è un altro ambo che arriva come più che decoroso recupero. 9 e 51, proprio per la ruota di Palermo. Ecco, questo è quello che è accaduto un po' l'altro ieri, ma noi siamo assolutamente pronti per questa nuova informazione, per questa nuova valutazione e io vi chiedo appunto di ascoltare questo aggiornamento perché il 90, a parte la ruota di Milano e Torino, dove la somma 90 del 16,74 lo conferma, è attesissimo anche ad altre ruote, ma alla ruota di Milano e Torino c'è un perché molto interessante per quanto riguarda ovviamente il gioco del 90. Attenzione, perché oltre alla 16,74 i quinti estratti di Milano e Torino, il 53 e il 35, vedete che questo è un ambo vertibile isotopo assolutamente interessante, va a confermare non solo il 90, anche gli abbinamenti di questo 90. Poi alla ruota dell'8 di Milano c'è il 5, c'è il numeretto 5 e noi sappiamo che il 5 è il diametrale in decina del 90 e alla ruota di Torino c'è il 50, quindi attenzione perché è il vertibile del 5. Io e Marco abbiamo valutato per quest'oggi il Milano e Torino con due ambi secchi e un terno secco, quindi attenzione perché diventa anche ristretta questa informazione, sono solo due ambi e un terno secco ed è chiaro che questi due ambi li potete unire per ambo terno. Io vi dico occhio al primo ambo perché il primo ambo è un ottimissimo ambo anche a recupero a tutte le ruote. Attenzione, speciale 9, un ambo e un terno. No. Allora, leggiamo assieme la grafica. Attesissimo 90, due ambi e un terno secco e fin qua ci siamo. Attesissimo, cosa vuol dire? Che questo deve toccare diverse ruote proprio nel concorso di quest'oggi, quindi è da valutare attentamente e io vi consiglio veramente di non perdere questo aggiornamento, perciò azzerriamo tutto quello che non è arrivato e iniziamo con quest'oggi da questo 90. E poi c'è il 9, il numeretto 9, con un ambo e un terno secco e in questo caso l'ambo e il terno lo potrete unire per ambo, terno, quaterna. Beh, è chiaro, sono quattro numeri, ma però su quattro numeri è anche più facile centrare il terno. Perciò io vi ho appunto consigliato come procedere dopo aver ascoltato l'895-095 e questo portale è importante. Il tasto 3 vi conferma il 990 e tutti voi potete e dovete avere questa nuova informazione di Lio e di Marco, ovviamente valida quest'oggi. Attendo le vostre chiamate 895-095, tasto 3 per questa informazione valida veramente per tutti voi. Thank you.
se lo amiamo a te. È quel numero che se lo amiamo a te. È quel numero che se lo amiamo a te. È quel numero che se lo amiamo a te. È quel numero che. Eccoci. Eccoci qua. Bentornato. Assolutamente sì. No, Arianna, io ti interrompo sì. Un attimo perché volevo dare un altro consiglio per quanto riguarda questa informazione che io e Marco abbiamo preparato legata al 990. Allora, attenzione, perché il primo ambo con il 90 è veramente interessante, quindi se voi lo volete magari valutare con mezzo euro in più lo potete fare, altrimenti valutatelo normalmente. Comunque questo ambo è un ambo destinato ad arrivare a ruota o a tutte le ruote, perciò vi ho dato anche questo suggerimento. E nell'ambo e nel terno con il 9 è chiaro che qua potete unire ambo al terno, diventano quattro numeri, ma su quattro numeri è anche più facile centrare il terno o la quaterna, perciò seguite anche questo consiglio. Quanti consigli, quante dritte. Allora, adesso parliamo invece di vita social, parliamo ovviamente di Facebook e parliamo di Mark Zuckerberg, che sembrerebbe che appunto stia lavorando a un progetto ambizioso ai limiti della fantascienza, ovvero Facebook telepatico. Ad accorgersene per primo è stato un Business Insider, che ha notato come attualmente il social network sia a caccia di un ingegnere specializzato nelle interfacce neurali, che mettono cioè in collegamento cervello e computer. Un ingegnere specializzato in neural imaging, una tecnica in grado di interpretare attraverso le immagini cosa sta avvenendo nel cervello, e di esperti nel campo dell'analisi algoritmica dei segnali audio. In tutti i casi si fa riferimento a un progetto che riguarda le piattaforme di comunicazione del futuro, a cui lavorerà Building 8, la sezione di Facebook dedicata ai progetti top secret e ai cosiddetti moonshot, vale a dire i progetti più ambiziosi e a lungo termine. Beh, insomma, un po' complicato, termini un po' tecnici e un po' entriamo nello specifico, però comunque questo è molto significativo perché ci fa proprio capire di come la tecnologia sia in continuo massima evoluzione. Massima evoluzione, pazzesco, addirittura comunicare col pensiero. E certo, mamma che comunque mia. È già Facebook ha fatto dei grandissimi passi in avanti per quanto riguarda comunque delle piccole o grandi novità, degli aggiornamenti ovviamente che arrivano di tanto in tanto quando sono a vostra disposizione, ma questa è veramente molto bella, molto importante. Ma soprattutto a parte Facebook, lui è un genio. Davvero, lui è un vero genio, di conseguenza io non so. Un altro genio nato proprio nel garage di casa, che si sono proprio messi a pensare. Io guarda, veramente, questo uomo ha un cervello veramente straordinario, perché comunque anche questa cosa, e sicuramente sarà una cosa che prima o poi arriverà, sarà un grandissimo evento per quanto riguarda Facebook, per quanto riguarda chiaramente anche questo social. Che paura però, a me tutte queste cose iniziano un pochino a traumatizzare. Perché... Beh sì, assolutamente bisogna, io l'ho sempre detto e lo dirò sempre, dobbiamo sempre far super attenzione per quanto riguarda il mondo mediatico, perché è questa attenzione, allerta, anche perché comunque, allora, tu sei su Facebook, hai una cerchia di amicizie,
però tu non conosci queste persone, non sai in realtà chi sono e di conseguenza è chiaro che non bisogna avere due occhi, anzi bisogna averne quattro di occhi e soprattutto bisognerebbe sempre un attimino diffidare. Eh già, sì. Ebbene, bene. Allora, tra poco invece, caro Leo, cari amici a casa, parleremo di una nuova serie, di una nuova commedia per la TV che parlerà proprio di Michael Jackson, in onore appunto a lui, e poi dopo parleremo di Sanremo. Ma prima ti riseguiamo in redazione? Assolutamente sì, io ritorno volentieri in redazione perché anche nelle puntate, nelle due puntate di ieri, moltissime persone, allora innanzitutto hanno perso quel bel terno che è uscito a tutte le ruote, il 2553, e stanno chiedendo informazioni appunto per quanto riguarda i centenari, questi centenari che ancora purtroppo non sono arrivati, e molte persone stanno chiedendo anche l'informazione, visto che è uscito il 66 sia alla ruota di Bari, alla ruota nazionale, se questa informazione sarà ancora da valutare. E no, perché il 66 comunque se n'è andato da solo e di conseguenza c'è un aggiornamento, e in questo aggiornamento attenzione, perché abbiamo ovviamente il 53 alla ruota nazionale e questo lo dobbiamo valutare, anche se siamo stanchi, anche se è arrivato proprio a un ritardo strepitoso, quindi questo sarà da valutare. Ma poi attenzione, perché conosciamo bene i simmetrici e sappiamo che il 55-85 è un simmetrico. Nella statistica questo simmetrico vuole un ambo vertibile, perciò attenzione, perché i ritardatari validi quest'oggi saranno veramente semplici, e io vado in redazione e vi spiego questa nuova informazione, perciò vi dico seguitemi, grazie. Eccomi in redazione, l'89-22-77, ripeto, 89-22-77 è a vostra disposizione, è lì per voi, perciò avrete veramente l'opportunità, la possibilità di formulare questo numero di portale. Il tasto 3 vi permetterà di avere questa informazione importantissima, e per quanto riguarda questa nuova informazione, io e Marco abbiamo scelto appunto di valutare innanzitutto la ruota di Bari con il 55-85. Sappiamo che questo è un ambo simmetrico perché il distanziale è il 30. Questo ambo simmetrico nella statistica vuole un ambo vertibile, perciò abbiamo il 55-85 con un ambo vertibile. Voi potete valutare o i quattro numeri direttamente per tagliare la testa al toro, oppure il 55 più il vertibile e l'85 più il vertibile a Bari, semplicemente e solamente alla ruota di Bari, proprio perché la statistica vorrebbe questo vertibile vicino al 55 e all'85. 53 alla ruota nazionale. Siamo in piena giornata di estrazione, perciò dobbiamo fare i conti anche con questo 53. Un ambo e un terno secco. Noi vi chiediamo appunto di valutare ambo più terno, quindi di unificare l'ambo al terno. Ma perché vi diciamo di unificare ambo al terno? Perché così giocando si formano quattro numeri, e se il 53 ancora non arriva, noi possiamo valutare e far forza sui tre numeri rimanenti, anche per ambo e per terno. La quartina ovviamente si può valutare in ambo terno e quaterna, quindi questo 53 in quartina
veramente punta al terno. E poi attenzione, perché abbiamo il super ambo con il 90. Bene, questo ambo è un ambo per tutti, è un ambo che tutti potete avere, e l'89 22 77 vedete che vi permette di avere, di ascoltare lo speciale centenari, ma vi permette di avere e di ascoltare anche lo speciale 90. Quindi questo è veramente un piccolo tutto in uno con la migliore informazione valida quest'oggi. 89 22 77 a vostra completa disposizione. Il tasto 3 vi permette di ascoltare questa nuova informazione. Non perdete questa news. Via con le vostre chiamate, siamo in piena giornata d'estrazione. Cosa accadrà con questi centenari? Ma per forza devono arrivare, quindi 1/2 centenari sono attesissimi proprio quest'oggi, e questo 90 con questo ambo secco è un ambo veramente importante. Tasto 3 dopo aver formulato l'89-22-77 e avrete subito questa bella news. Adesso invece parliamo di questa serie TV proprio dedicata a Michael Jackson. Una nuova commedia per la TV vedrà proprio l'attore insieme a Joseph Fiennes interpretare il re del pop Michael Jackson. Si tratta di Elizabeth, Michael and Marlon, una comedy da 30 minuti tratta da una storia vera che racconta il viaggio attraverso gli Stati Uniti di Michael Jackson, Elizabeth Taylor e Marlon Brando nel 2001. Il canale TV satellitare Sky Arts ha dichiarato che si tratterà di una serie di commedie sulle storie più stravaganti riguardanti il mondo dell'arte e della storia. La commedia è ambientata dopo gli eventi dell'11 settembre, periodo in cui la pelle della pop star era ormai chiara a causa di trattamenti vari e della vitiligine. Ma le critiche per non aver scelto un attore di colore sono arrivate lo stesso, soprattutto dalla figlia di Michael, che è appunto Paris.
Però è appunto una commedia ambientata proprio in quel dato periodo in cui Michael era così. Esatto. Cioè, secondo me non fa molto bene a prendersela. Non so che dire proprio su questa notizia, anche secondo me non fa molto bene a prendersela, però che devi fare, Arianna? Alle volte proprio per ricordare comunque un grande personaggio come Michael Jackson, si fanno anche queste cose. Ed è chiaro che comunque Michael Jackson si ricorderà per sempre per le canzoni che ci ha lasciato, ovviamente per tutto quello che ha fatto, e secondo me, come la pensi tu, Arianna, un attimino la penso anch'io, perché comunque è proprio così. Già, e vedremo appunto se avrà io credo che avrà un grande successo. Sì, ma assolutamente avrà un successo, anche perché se hanno pensato di fare questa cosa, sicuramente già pensano che potrà avere successo. Ci auguriamo ovviamente che avrà successo, però è chiaro che comunque di Michael noi ricordiamo le canzoni. Tra parentesi, che canzoni ti piacciono di Michael? Ma io sono un po' una capra con i titoli di Michael, però mi piacciono da ballare, sì, certo, Thriller, i suoi grandi, ma anche quelle un pochettino meno conosciute, meno famose, hanno un ritmo e sì, poi mi ho le immagini di lui che balla, sì, e mi mette la carica. Bravissimo, veramente in grado di caricare un attimino tutto. Che poi devo anche dire una cosa, anch'io ultimamente sto scoprendo delle canzoni meno conosciute, non per forza di Michael Jackson, ma anche di tanti altri artisti. Grandi artisti. Alle volte le canzoni che non hanno avuto quell'esploit, quel successo, sono ancora ma più vero? Belle. Ma perché sì, non per forza quelle che hanno avuto successo devono essere per forza le più belle. Esatto, cioè, e poi è chiaro che comunque ogni persona ha i suoi gusti e ogni persona preferisce un brano piuttosto che un altro. Eh già, ed ecco qui appunto che stiamo guardando delle immagini. Allora, Sanremo, parleremo tra poco di Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, voi lo vedete? Beh, scriveteci se lo guarderete, se siete dei grandi appassionati, se non vedete l'ora di che appunto Sanremo inizi. Ovviamente confermata la partecipazione di Maria De Filippi, yes, insieme a Conti, ma ne parleremo tra poco, perché adesso io sto guardando il tempo, sto guardando appunto loro che ci dicono che ci siamo, possiamo andare di là? Assolutamente sì, allora andiamo in redazione per avere una valutazione importantissima. Questa valutazione sarà una valutazione che comunque potrà coinvolgere veramente tutti voi, perché si tratta di valutare un ultimissimo minuto, proprio l'ultimo minuto del sabato pomeriggio, l'ha appena registrato Marco, di conseguenza questo è veramente uno speciale che non troverete da nessun'altra parte, ma lo troverete semplicemente e unicamente chiamando il nostro portale. Perciò vi dico, seguitemi, grazie. Eccomi in redazione. Ora è un altro momento importante, è un altro momento particolare, perché è partito anche questo portale, è l'892222, straordinariamente importante. Questo portale l'ha appena aggiornato Marco, perciò non avrete modo di averlo ovviamente se non chiamando l'892222, perché è fresco, possiamo dire che appena stato registrato, di conseguenza qua avrete veramente un aggiornamento esclusivo, è un tutto in uno con i migliori punti validi quest'oggi. Attenzione, perché il tasto 3 vi conferma questa nuova informazione. Ambo e terno con il 90, un ambo e un terno secco a Roma-Venezia, perché la somma 90 è importante a queste due ruote. Tra le altre cose, noi avevamo già trattato il 90 alla ruota di Roma e anche alla ruota di Venezia, che poi non è arrivato. Questa è una conferma, perciò questa valutazione è una valutazione assolutamente importante. Si potrebbe dire che questo 90
Giorgia è già al terzo colpo, perché già l'abbiamo trattato, ma è chiaro che se oggi ascoltate l'aggiornamento, per voi è il primo colpo, quindi un solo ambo e un solo terno con il 90. Attenzione, perché il 90 deve toccare diverse ruote, il 90 è veramente importante nel concorso di quest'oggi. Abbiamo i centenari, i numeri piccoli, il 2 e il 5, questo 2 e 5 hanno dato l'ambo l'altro ieri con il 53 a tutte le ruote, ma è successo un qualcosa di estremamente interessante, perché questo 2 e questo 5, ribadisco 2 e 5, questi giovani centenari saranno da abbinare, attenzione, a un simmetrico veramente interessante, anche perché siamo nel mese dei vertibili e dei simmetrici, e attenzione perché diventa veramente preziosa questa nuova informazione. E poi, signori, attenzione, perché abbiamo l'88, lo speciale di Marco. Voi sapete che Marco, quando è il momento dell'88, lo aggiorna immediatamente. E proprio giovedì sera questo 88 ha trovato la condizione giusta, soprattutto ideale, per questo terno secco. Allora, riepilogando, in questo ultimissimo minuto, questo è un po' un tutto in uno, quindi voi avrete l'opportunità di ascoltare i tre punti migliori validi quest'oggi, partendo dall'ambo al terno con il 90, quindi se prima non eravate all'ascolto della nostra diretta, se siete appena arrivati e non avete avuto l'informazione con il 90, eccola qua, un ambo e un terno con il 90, speciale centenari 2 e 5, il 2 e il 5 hanno un ottimo simmetrico, ribadisco, hanno questo simmetrico appunto per ambo terno quaterna. E poi, signori, attenzione, perché l'88 diventa estremamente importante per quanto riguarda appunto un terno secco, e questo terno secco con l'88 è un terno straordinariamente importante. Ora io vi lascio appunto all'89 22 22, ripeto 89 22 22, il tasto 3 vi permette di avere questa nuova informazione. Non perdete, siamo appunto all'ultimissimo minuto, perché tra poche ore ci saranno le estrazioni del sabato, e questo aggiornamento è un aggiornamento che Marco ha appena fatto e vi permetterà di avere il meglio di casa Lotto. Via con le vostre chiamate. Doppio, il numero che dentro ha uno scoppio. Doppio, il numero che tieni sempre all'occhio. Il numero che dentro tiene il 2. Il numero di corna che c'ha il bue. Doppio, il numero che qui dobbiamo provare. Doppio, il numero che tutti vogliono fare. Il numero che 4 volte è bello, perché contiene un numero gemello. Il
parliamo di Sanremo. Allora, come tutti ormai sanno, dopo un anno di trattativa ci sarà gratis Maria De Filippi al fianco di Carlo Conti e poi Tiziano Ferro, Giorgia Mica, a cui si aggiungono Ricky Martin e Regan Bone. Forse Crozza, spera Maria, e mi piacerebbe avere anche Benigni, Pieraccioni, Zalone e Fiorello, ovvero i fuori classe assoluti della comicità. Voci danno possibile la presenza di Stevie Wonder, reduce della cerimonia dei Golden Globe, gettonatissimo per Fate, colonna sonora del film Disney Oceania, insieme ad Ariana Grande. A vestire Conti ci penserà Ferragamo, mentre la De Filippi indosserà gli abiti di Riccardo Tisci, che è uno stilista italiano di umili origini che si è fatto strada con il suo talento. Ebbene, complimenti, meno male che insomma anche questi giovani stilisti dei nomi nuovi insomma riescono anche a vestire nomi importanti come Maria De Filippi. Beh, assolutamente sì. Sono un po' sbalordito appunto per quello che hai detto, cioè che Maria De Filippi sarà ospite senza percepire un compenso, un euro. Cachet? Ma veramente? Strano. Infatti, mi piace molto la cosa, ma allo stesso tempo mi stupisce. Sì, esatto, è una bella cosa, assolutamente, ma nello stesso tempo stupisce, anche perché un personaggio come Maria De Filippi, è chiaro che comunque in ogni sua apparizione vuole essere pagata, perché comunque è così che funziona. E proprio quest'anno sicuramente avrà un grandissimo successo, anche perché ci sono tantissime persone che amano Maria De Filippi e semplicemente per la curiosità, secondo me, saranno portati a seguire magari non tutte le serate del Festival di Sanremo, ma secondo me alcune serate sì. Anche perché tutti i programmi di Maria De Filippi sono davvero dei grandissimi successi. Io non lo so come fa questa donna. Piace da morire, delle idee che piacciono. Anche a me piace veramente tantissimo. E piace, infatti, ve lo chiederti. Sì, assolutamente sì. È naturale, spontanea, così. Io non so come fa questa donna ad avere un grandissimo successo con tutti questi programmi che in realtà, come tu hai detto, qualsiasi suo programma firmato Maria De Filippi funziona, ha avuto un successo, non ha mai fatto un flop, mai. È vero. Quindi è una grande, secondo me è veramente una grande, pazzesco. E per questo che sono un attimino basito appunto per quanto riguarda questa cosa. Eh già. Bene, e allora quando è che inizia? Sai che non lo so, inizierà, sì. Inizio? Di solito è sempre questo qua, il periodo di Sanremo, febbraio, di solito è sempre fine gennaio, febbraio, febbraio. Prima di marzo assolutamente. Va bene, staremo a vedere allora Maria Conti e tutti i grandi cantanti. Dai, in bocca al lupo! E in bocca al lupo anche a voi, perché si sta per presentare un consiglio molto molto interessante per voi. Assolutamente sì. Ora abbiamo un altro consiglio proprio per il concorso di quest'oggi, perciò vi dico subito, andiamo in redazione per valutare questo consiglio interessante, molto interessante. Quindi questo consiglio sarà veramente alla portata di tutti voi, di tutti coloro che appunto vogliono seguire con il sottoscritto e con Marco il 90 che in queste prime estrazioni del 2017 ancora non è arrivato. Attenzione, perché questo 90 deve recuperare queste estrazioni comunque perse. L'ultima volta che era uscito è uscito in nazionale come terzo estratto, poi non si è più visto. Attenzione, perché ne vedremo veramente delle belle con questo 90, perciò vi dico seguitemi, grazie.
Eccomi in redazione ed ecco che abbiamo anche l'ultima possibilità purtroppo di sfruttare questo portale. Il portale in questione è l'895-095, ripeto 895-095. Il tasto 3 vi permette di avere subito questa nuova informazione legata al 90, alla ruota di Milano e alla ruota di Torino. Attenzione al 90. I primi estratti, il 16 e il 74, ovviamente è una somma 90 e confermano il 90, ma vi dirò di più. La conferma di questo 90 trova assolutamente anche gli abbinamenti e la doppia conferma tramite il 35 di Torino e il 53 di Milano. Vedete che questo è un vertibile isotopo assolutamente interessante, è un distanziale 18 però, perciò il 18 rientra anche nella figura 9 del 90. Attenzione, io e Marco abbiamo valutato unicamente due ambi e un terno secco, abbiamo veramente ristretto l'informazione anche a nostro rischio. Attenzione al primo ambo secco, il primo ambo secco è un ottimo ambo che comunque deve cadere o a queste due ruote o a tutte le ruote, quindi diventa veramente importantissimo questo 90. Non lo perdiamo per favore, perché questi due ambi, soprattutto il primo, è importantissimo, ma anche il terno secco non è male, anche perché questo è un classico terno legato al 90. E poi, signori, attenzione, abbiamo lo speciale 9, numeretto 9, con un solo ambo e un solo terno. In questo caso possiamo unire l'ambo al terno e giocare la quartina per ambo, terno, quaterna. Perciò questa diventa assolutamente un'importantissima informazione anche per terno. Io lo so che giocare quattro numeri non dico che diventa pesante, però diventa scocciante, ma però se ci pensate bene, sui quattro numeri ci sono più opportunità di centrare il terno, quindi valutiamo anche il terno secco, perché centrare un terno non è un'utopia, di conseguenza su quattro numeri ci sta bene un terno, perché se puntiamo un euro di terno sui quattro numeri si possono vincere 1100 euro e non è male. E ovviamente questa informazione è una dritta che io vi voglio dare, ovviamente per andare oltre all'ambo. È chiaro che comunque un ambo su quattro numeri vale poco, però vale. Il terno inizia a piacere. Allora, signori, attenzione, perché qua avrete veramente l'opportunità di valutare i quattro numeri per ambo, terno e quaterna. E il 90 è importante nella versione dei due ambi. Sottolineate il primo ambo, insisto ancora, sottolineate il primo ambo e ovviamente il terno secco è a vostra disposizione. Come il portale 895-095, il tasto 3 vi permette di avere questa nuova informazione. Ascoltatela subito perché sarà valida proprio quest'oggi. We'll be right back.
Eccomi in redazione, abbiamo l'ultimissima opportunità, a grande richiesta, attenzione perché l'89-22-77 lo potrete ancora consultare, il tasto 3 vi permette di avere questa nuova informazione, è l'informazione che molti di voi hanno richiesto, è sabato pomeriggio, mancano veramente poche ore all'estrazione di quest'oggi, perciò attenzione, vogliamo arrivare preparati al concorso di quest'oggi? Allora, io e Marco abbiamo rivalutato la versione dei centenari e questo aggiornamento è un aggiornamento che veramente vi chiediamo di ascoltare perché abbiamo questo 53, questo fatidico e scocciante 53 con un ambo e un terno, ma l'intento di questa informazione alla ruota nazionale sarà quella di unificare l'ambo al terno per giocare i quattro numeri e su quattro numeri noi dobbiamo far forza sugli abbinamenti perché quante volte già abbiamo vinto con gli abbinamenti del 53? Bene, questo è un motivo in più per avere appunto questo ambo e questo terno unificati in ambo terno quaterna e chissà mai che se arriva anche il 53 si potrà centrare terno o quaterna. Bari centenari. Alla ruota di Bari ci sono tre centenari, ma il 55-85 è un simmetrico e noi conosciamo l'importanza dei simmetrici in questo mese di gennaio. Bene, studiando la statistica della ruota di Bari, questo ambo 55-85 vuole un ambo vertibile, perciò diventerà importantissimo valutare il 55 con questo vertibile e l'85 sempre con lo stesso vertibile, oppure la quartina per ambo terno quaterna. E poi signori attenzione perché abbiamo un super ambo con il 90, è un ambo secco veramente alla portata di tutti e allora non perdete questa nuova informazione perché questa è l'informazione del sabato pomeriggio dedicata a voi, a tutti coloro che vogliono avere anche il 90 effettuando una sola chiamata dedicata ai centenari. Tasto 3 dopo aver effettuato l'89-22-77. Tutti
Siamo arrivati alla fine del nostro bel pomeriggio insieme, allora beh, vi aspettiamo stasera alle ore 20, come sempre con una nuova estrazione fino alle ore 21, perché il nostro appuntamento durerà un'ora, ci sarà Sheila e Lio, sì, credo, sarete voi due, per vivere la sesta estrazione di questo mese. Allora grazie ancora a tutti quanti, un mega bacione da parte mia, ci vediamo settimana prossima, a casa Lotto torna stasera. Assolutamente sì, grazie a te Arianna, grazie a Marco che appunto ha contribuito anche alla riuscita di questa diretta, ma soprattutto grazie a tutti voi che anche in questo sabato pomeriggio avete voluto seguire la nostra diretta. Mi raccomando, come ha detto Arianna, alle ore 20 avrete l'opportunità di seguire in anteprima nazionale l'estrazione del lotto, prima mezz'ora su questa emittente Italia 53, proprio per dedicarci all'estrazione del lotto, e seconda mezz'ora con il dopo estrazione. Vi aspettiamo! A stasera, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao.